Caro Sergio, per scriverti un anno dopo ho messo su quel CD con la musica che avevi scelto per me. L'ho fatto tante volte in questo anno pensandoti e mi venivano in mente tutti gli straordinari momenti di vita professionale non vissuti insieme. Sta succedendo anche adesso. No, non sarò smielato, piuttosto irriverente, ma smielato no. È passato un anno, il tempo del resto non ci guarda in faccia, sta sempre là a fare il suo lavoro, come noi che stiamo portando avanti ciò che purtroppo tu non hai potuto più fare. Quel giorno pioveva, a dirotto, eppure noi eravamo qua, fuori dalla nostra tele, a salutarti. E tu magari da qualche parte a ridacchiare di me che avevo messo un giubbino che tutto era meno che impermeabile e mi ero inzuppato come un pulcino. Oh, te lo ricordi quel giorno del Bonarmadè nel post-alluvione di Barcellona, quando dicevi a tutti che Roy Paci aveva insistito a farsi una foto con te? Ok, non lo dirò a nessuno che ti sei portato la testa per fartela scattare. In questi tempi di pandemia ti ho pensato tanto. Chissà quante salaci battutine ci avresti riservato e avresti riservato al governo. Sei qua, Granata, sei accanto a noi, ogni giorno, specialmente quando arrivano i servizi e gli argomenti più ostici da trattare, è in quel momento che ci viene in mente un tuo attacco, il tuo modo di prendere di petto la notizia. Vabbè, confesso che sei riuscito anche a trasmettermi la passione per la buona cucina, e si vede del resto. Non ti dirò che ci manchi, perché mi prenderesti in giro, però ti dico che ti voglio bene. Questo sì, questo te lo dico, anche se sei juventino. A proposito, avevi ragione tu. Fare il papà è una cosa bellissima. Ciao, compà. La situazione in questo momento è tranquilla, un paesaggio bellissimo, affascinante anche per questo Sono fine. passati 365 giorni da quando abbiamo saputo che la tua scrivania in redazione sarebbe rimasta vuota. Non saresti più tornato a sederti al tuo posto, da cui con occhio sempre attento osservavi e interpretavi il mondo che ti stava attorno. Alla fine di lunghe giornate trascorse tra parole, telefonate, impegni e ricerche, ti si poteva ritrovare comodo, a volte coi piedi sulla scrivania, ad ascoltare la musica che ti piaceva, a guardare i gol della tua Juve, a riflettere sul piatto da cucinare per cena o a commentare con uno di noi la serie TV, il libro o il film del momento. Avremmo tanti aneddoti da raccontare, perché in queste stanze, seduti uno a fianco all'altro, abbiamo trascorso tante di quelle ore d'avventure che non riusciremmo a contare. Sergio, mi controlli questo pezzo? Immediatamente saltavi su dalla sedia e venivi a dare centinaia di consigli a chi, come me, nelle prime settimane di redazione aveva bisogno di dritte e suggerimenti. Per tutti eri solo Sergio, guai a chiamarti dottor Granata o direttore. Non hai mai avuto bisogno di piedistalli o di titoli. Ti bastava fare bene il tuo lavoro, con umiltà e professionalità. Cioè portare le notizie in casa della gente che ti apprezzava per il tuo modo di raccontare, semplice ma mai banale, arguto e allo stesso tempo chiaro ed efficace. È trascorso un anno in cui ogni giorno abbiamo immaginato cosa avresti detto e scritto, le battute che avresti fatto, le risate e i momenti che avremmo condiviso. Un anno in cui sei mancato ogni singolo giorno, ma in cui non abbiamo mai smesso di parlare di te. Si sa, su questa terra ciascuno di noi è di passaggio, ma il tuo è stato fondamentale per tanti di noi. Oggi manchi più di un anno fa, ma ringrazio il cielo di averti messo sulla mia strada, perché è anche grazie a te se sono diventata la donna che sono oggi. Ciao Sergio. More than words to show you feel that you're